Sono stati resi noti oggi nel corso di una conferenza stampa ospitata in provincia Macerata i risultati della valutazione epidemiologica riguardante i residenti nelle aree circostanti l'impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani del Cosmari. L'indagine è stata richiesta dal Cosmari stesso e dai comuni Macerata, Tolentino, Pollenza, Corridonia, Urbisaglia e dalla provincia di Macerata. Obiettivo è stato quello di valutare con approccio descrittivo ed analitico lo stato di salute della popolazione potenzialmente esposta alle emissioni dell'inceneritore di rifiuti solidi urbani in un territorio di competenza dell'area vasta 3. Dopo 24 mesi di studio, gli esperti, in particolare di ARPAM e ASUR, oltre che dell'Agenzia Regionale Sanitaria e Osservatorio Epidemiologico Regionale, scrivono nelle loro conclusioni che la situazione sanitaria dei residenti nei 5 comuni e nell'area di 4 km intorno all'impianto del Cosmari non deve ritenersi particolarmente critica. Questa indagine è relativa a un periodo ben determinato, 6 anni, dal 2006 al 2012, e riguarda i ricoveri e i decessi in un'area particolare, cioè l'area circostante al Cosmari. I 4 chilometri, si è scelta un'area di 4 chilometri attorno a Cosmari. È un'indagine che in qualche modo non ci dà particolari preoccupazioni, però è necessario continuarla ed è necessario soprattutto che appunto tutto quello che è successo sia anche frutto di esperienza e anche in qualche modo utile per le successive decisioni. Diciamo che da questa indagine epidemiologica svolta per un periodo molto importante, di diversi anni, non vede una particolare criticità per i residenti in un'area di circonferenza pari a 4 km intorno all'impianto del Cosmari. Quindi diciamo che non ci sono situazioni particolarmente preoccupanti. L'incidenza per quanto riguarda tutti i ricoveri nella zona di Sforza Costa ed altre situazioni che riguardano malattie cardiovascolari e quant'altro, ma non diciamo direttamente collegabili all'impianto e comunque non preoccupanti sotto il punto di vista epidemiologico. Da queste indagini emerge un quadro molto chiaro in cui non ci sono elementi determinanti per preoccupazioni di nessun genere. Ovviamente c'è una statistica che verrà portata alla luce da coloro che hanno curato lo studio e riguarda, diciamo così, una media nazionale. Siamo nella media nazionale, quindi siamo molto contenti come Cosmari di questi risultati. Vogliamo fare ancora di più, quindi terremo sotto controllo la situazione anche nei prossimi mesi. Abbiamo già chiesto che si possano protrarre, insomma, gli studi che hanno dato luogo a questa indagine epidemiologica e pertanto non ci sono assolutamente preoccupazioni. Non spetta a noi dirlo, perché noi siamo solamente gli amministratori del Cosmari, quindi ci dobbiamo preoccupare ovviamente anche di quello che riguarda la salute dei cittadini e l'aspetto ambientale, però spetta a coloro che scientificamente hanno potuto analizzare i dati della materia.